Salve care amiche ed amici che mi seguite spesso e sempre in YouTube, Dailymotion e Vimeo. Beh, sono le 18:03, giovedì 2 giugno 2015. Questa domenica, questa domenica 5 giugno, perché venerdì, sabato, domenica, e sì, questa domenica sarà 5 giugno, e alla mezzanotte possono cambiare le sorti di un'intera nazione, dopo che sarà naturalmente passato di giorno il referendum. Vinceranno i sì, vinceranno i no. Comunque l'ora X scatterà a mezzanotte, perché naturalmente il risultato entrerà in vigenza a mezzanotte, perché il mondo dell'economia si sveglia di lunedì, e perché produrrà i suoi risultati di lunedì. Quindi mi fa venire in mente la fiaba di Cenerentola, che a mezzanotte suonate finiva la magia della fata turchina e la sua carrozza si trasformava in una zucca, i cavalli in topolini e via dicendo. A mezzanotte Tsipras in che si trasformerà? E in che si trasformerà Grecia? Chi o che vincerà? Questi sono gli interroganti. Ma succederà come nella fiaba di Cenerentola, in cui mezzanotte veniva e c'era una grande perdita. Tutto si trasformava in qualcosa di degradato. Salvo poi che si riscattava Cenerentola, perché il principe la rincontrava, e quindi a voglia che zucca e che topolini andava a vivere nella reggia. Succederà anche così per gli ellenici, passeranno per le stesse vicissitudini che Cenerentola. Dopo la mezzanotte si trasformerà tutto in una zucca e poi recupereranno la ricchezza perduta. Oppure dopo la mezzanotte rimarranno per sempre con una zucca, perché quello è il rischio di questa tragedia greca, che non ha nulla a che spartire con le favole di un tempo. Quindi il luogo in comune che ha la tragedia greca con Cenerentola è solo la mezzanotte. Ma che succederà in Grecia? Non sarà di sicuro quello che successe nella fiaba di Cenerentola. Verrà un principe azzurro a salvare la Grecia? Dubito, anche perché gli unici principi con gli occhi azzurri e capelli biondi potranno essere gli inviati del Fondo Monetario Internazionale, gli Yankee, i Gringo, i Wasp. Come Grecia riuscirà a uscire da questo impasse mantenendo la pace? Ma io stavo riflettendo in queste ultime ore, dopo aver fatto il mio ultimo video, veramente l'unica cosa che può ridare a Cenerentola non un duro zoccolo di legno, ma una scarpetta di cristallo, è il cavaliere Putin. L'unico che può ritrasformare la zucca greca in una carrozza di tanti cavalli, o in un fuoriclasse, in un Maserati,
e Putin si aspettano che qualcuno della commissione trilaterale, dei Bilderberger, del Fondo Monetario Internazionale, non mi ricordo chi, c'è una secca che è capo della delegazione del Fondo Monetario Internazionale, vari politici europei, premier, primi ministri, possano fare qualcosa per la Grecia. Bene, il Fondo Monetario Internazionale vuole solo i soldi, e molti politici europei, incluso il presidente del Consiglio italiano, magari vorrebbero fare qualcosa per la Grecia, ma non riescono neanche a fare qualcosa per il loro paese, figuriamoci per la Grecia. Quindi io nel mio ultimo video ho precisato le ragioni per le quali questo sarà il voto del no, che probabilmente vince, uno smacco per il Fondo Monetario Internazionale, per la NATO, di cui la Grecia fa parte, perché se esce dall'Europa esce dalla NATO, per l'Unione Europea, perché gli unici che vogliono salvare i greci dal ricatto del Fondo Monetario Internazionale sono russi e cinesi, forse anche indiani. E poi sarà uno squilibrio geopolitico, ripeto, se vanno con i russi i greci entrano nel BRICS, che già c'ha B Brasile, R Russia, C Cina, S, che adesso hanno messo la S, Sudafrica. Però non è detto che perché la Grecia stia nel Mediterraneo che deve stare nell'Unione Europea. La Grecia appartiene all'Asia Minore, è un paese asiatico come la Cina, quindi può far parte del BRICS. Quindi prossimamente il BRICS si chiamerà BRICS-G o in qualche altro modo, e questo sarebbe uno smacco, perché anche uscirebbe dalla NATO per entrare a far parte della coalizione che è erede del patto di Varsovia, cioè della CSI, la Comunità di Stati Indipendenti, che è una coalizione militare russa, come lo è la NATO del Nord America e il Commonwealth dell'Impero Britannico. Quindi si riequilibra l'equilibrio geopolitico, e in Europa si crea un precedente: chiunque sta male in Europa può andare diciamo a far parte a livello europeo del patto di Varsovia, che adesso si chiama Comunità di Stati Indipendenti, e a livello invece internazionale del BRICS. Quindi non è perché un paese come Grecia o Italia, che stanno nel Mediterraneo, debbono far parte dell'Unione Europea. E quando Berlusconi proponeva di far entrare la Turchia in Europa, e molti dicevano ma no, ma sta in Asia la Turchia, qualcuno pure ignorante diceva ma no, ma sta in Africa, no, sta in Asia. Ma non è quello il fatto, qua si sta parlando di un'Unione Europea che non è basata su criteri geografici, è basata su criteri economici, è un'unione economica europea, quindi poteva anche entrare la Turchia in Europa. Così come nel BRICS può entrare qualsiasi altro paese, c'è entrato Brasile, c'è entrata Russia, c'è entrata Cina, c'è entrata India, perché quello è lo stato che la tosse non mi ha fatto pronunciare. Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. BRICS, prossimamente magari sarà BRICS-G, e se ci entra in Italia sarà BRICS-G. E quindi
dico che hanno fatto così tanti errori per mettere in crisi la Grecia e non soccorrerla a tempo, che adesso forse si sono pentiti di tutti questi errori, perché l'hanno arginata, l'hanno marginalizzata. Pensavano che bastava escludere la Grecia, fargli fare i suoi compiti, e poi che quando si mettevano a posto le finanze greche ritornava in Europa. Invece no, i greci possono dire: io non faccio nessun compito, non metto a posto le mie finanze, faccio pagare tutti i miei debiti da russi e cinesi, me ne vado via dall'Europa e vado con i russi. In fondo sono ortodossi come i russi, i grechi. E quindi sarebbe una perdita cocente, una perdita scottante per americani ed europei che pensavano di poter controllare i grechi con punizioni economiche, e invece si rendono conto che magari gli hanno dato l'opzione migliore, quella di uscire dall'Unione Europea, andarsi a cercare qualsiasi altra unione. E sarebbe una perdita da parte degli Stati Uniti di influenza nel Mediterraneo, e ci guadagnerebbe la Russia. Non vi scordate che si è fatta la guerra dei Balcani, del Kosovo, della ex Jugoslavia. Fra le altre cose, l'intervento della NATO è stato proprio non soltanto per evitare le carneficine che si realizzavano nella ex Jugoslavia, paese piccolino, ma anche per evitare che l'orso siberiano mettesse le sue zampe in ammollo nel bacino del Mediterraneo. Perché? Perché i russi cercano sempre, costantemente, un corridoio nel Mediterraneo. Si sa che un paese, soprattutto grande come la Russia, più sbocchi a mare ha, più prerogative economiche ha, più porti, più possibilità di sdoganare merci e gestire il traffico delle merci in entrata e in uscita senza pagare ad altri il dazio. Adesso la NATO controlla la ex Jugoslavia. I russi cercano un'alternativa. Questa volta senza guerra gliela danno i greci se passano con i russi. Quindi diciamo che è stata una mancanza di strategia. Non capire che era meglio tenersi i greci in Europa che fuori dall'Europa. Ma li hanno messi alle corde, li hanno spremuti come limoni, li hanno impoveriti, gli hanno levato tutto. In più li hanno castigati, perché bisogna dire che i governi grechi, populisti e demagogici di destra o di sinistra, hanno scialacquato le risorse pubbliche con il clientelismo: ti do lavoro, tu mi voti. Però li hanno puniti troppo i grechi. Adesso loro se ne vogliono uscire dall'Europa, non vogliono più sentir parlare di Europa. È un po' come i russi, che hanno preso troppo i popoli slavi dell'est, che questi si sono subito riversati a getto nella NATO, alleandosi all'Unione Europea. Non perché gli piaceva entrare in Europa, ma perché non volevano rimanere alleati dei russi quando l'impero russo sovietico si è sgretolato. E adesso noi facciamo uscire, anzi i nostri politici hanno fatto uscire, voler uscire i greci dalla Unione Europea, che probabilmente uscirà Grecia dall'Unione Europea, perché si sentono sfruttati dall'Unione Europea, come i polacchi per esempio e i romeni si sentivano sfruttati dalla Russia anche in tempo di democrazia post sovietica. Quindi è una mancanza di strategia che hanno soprattutto i nordamericani, il Fondo Monetario Internazionale e la Comunità Europea, perché vogliono espandere le loro zone di influenza. Però lo fanno in un modo che perdono alleati invece di guadagnarli, perché avrebbero dovuto tenere Grecia dentro l'Europa per andare espandendo l'Unione Europea fino ai confini russi.
e togliergli tutti i possibili alleati. Invece non hanno fatto, hanno fatto il contrario. Stanno scacciando molti paesi che sono entrati in Europa in opposizione ai russi. E i russi li richiamano indietro, i paesi dell'est europeo, dicendo: guarda, noi ti diamo migliori opportunità, perché vai con i nordamericani? E quindi, secondo me, è uno smacco, una mancanza di strategia a largo termine. Li hanno indebitati i greci, ma poi non gli hanno dato alternativa di andarsene, e loro se ne vanno. Quindi, che dire, domenica chi vivrà vedrà. E per me vince l'abolizione, cioè vincono i no alle condizioni che l'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale, vedi Nord America, impone. Per me vincono i no, e quindi la Grecia deve uscire dall'Europa e si faranno altre elezioni. Perché comunque le elezioni nuove ci saranno, secondo me, anche se vince il no di Tsipras. Se vince il sì, sarà ancora un problema per l'Europa e Nord America vedere come gestire il debito di un paese che accetta le condizioni. Comunque, vabbè, più avanti ritornerò sul tema della guerra della ex Jugoslavia, che è stata una guerra geopolitica. Ambe le parti che hanno sostenuto il conflitto, Russia e Stati Uniti, hanno approfittato di un conflitto locale. Adesso sono qua l'applicazione del tempo, le 18:20. Non voglio fare un video particolarmente largo, era per darvi il mio punto di vista. Poi magari di domenica vi dirò di più, però in chiusura vi dico: speriamo che finisca bene questa tragedia con il referendum, che diventi una favola come quella di Cenerentola, che venne mezzanotte, venne mezzanotte e tutto si trasformò in qualcosa di misero: il carro, i cavalli, no, la zucca, i topolini. Beh, i topolini sono belli, non sono miseri. Però poi si riscattò quando il principe la rincontrò e se ne andò felice e contenta in un carro dorato nel castello. Ecco, io vorrei che a mezzanotte, passando per un piccolo travaglio, di passo saluto anche il nostro Marco Travaglio, che nel Fatto Quotidiano scrive: chi si abitua a leggere il Fatto Quotidiano diventa dipendente dall'indipendenza. Boh, ma allora chi è indipendente perché diventa dipendente dalla indipendenza è dipendente. Riuscirà a diventare indipendente dalla dipendenza da indipendenza? Non so. Però diciamo, passando per un piccolo travaglio, poi magari riusciranno a riscattarsi, a raggiungere il lieto finale delle favole come quella di Biancaneve, Sette Nani, Cenerentola. Troppi nani ci stanno nella Commissione Europea, altro che sette. E la Biancaneve addormentata è la Grecia, che stanno in bianco. Oppure no, oppure finisce in tragedia. Putin realmente è interessato a soccorrerli? Beh, sono tutte delle cose che vedremo da dopo il 5 giugno. No, luglio. Stiamo in luglio. Da dopo il 5 luglio
vedremo se vince il no, con chi negozieranno. Per il momento vi lascio, perché la ultima volta il video l'ho caricato dalla filmatrice nel computer in un'ora, poi gli ho dato edizione in un'ora e 40 minuti e si è caricato in meno, perché c'ho un editore che gli toglie peso, 40 minuti, quindi sono 3-4 ore, cacchio, per fare un video, un commentario. E quindi adesso vi lascio, il vostro Sant'Enchan vi lascia, ma non lasciate di seguirmi. Adesso vado a fare merenda, sono le 18:30 più o meno. Ciao e grazie di seguirmi e dei numerosi commentari, mi raccomando, condividete i miei video, ciao. E un saluto a tutti i nostri amici e le nostre amiche elleniche, mi raccomando, votate bene, votate per l'indipendenza del vostro paese. Meglio indipendenti e poveri che schiavi e ricchi, diceva Gandhi, o no? Magari se lo chiedete a me, puoi essere povero e libero nel tuo paese o schiavo e ricco? Magari io piglio i denari e fugo, me ne vado da un'altra parte, dammi 5 miliardi di euro e col cazzo che voto no alle imposizioni della troica, voto sì. Poi dalla Grecia me ne vado e me ne vado a vivere dove cacchio voglio con 5 miliardi di euro. Ciao.